Come bello fare gol da Trieste in giù, come bello quando a segnare è Olivier Giroud. Come bello fare gol da Trieste in giù, importante che a segnare sia Olivier Giroud. Tre gol di Oliviero Lo Sparviero, tre gol del girator cortese in questo 5-1 contro la Sampdoria. È stato questo 5-1 dopo tante partite tese, dopo tante partite sofferte in campionato e anche in Champions League, perché le vittorie contro Tottenham e Napoli sono state vittorie figlie di partite molto stressanti, molto complicate. Ebbene, la partita di questa sera contro la Sampdoria è stata come una seduta ayurvedica, è stato come andare alla spa Eliunde di Creta, dove ti fanno i massaggi col meli, con il melograno, proprio perché ci voleva una seduta rilassante a base di fior di loto, di profumo di fior di loto. Il Milan è andato subito in vantaggio al nono grazie al gol di Leao, dopo una meravigliosa giocata con la Veronica di Diaz questa sera, ispiratissimo, e poi il passaggio a Leao, che davanti al portiere, come sempre, sorridendo. Intanto vediamo un tentativo, sa, e cerca di andare la Sampdoria al nono minuto. Però c'era il pareggio di Quagliarella intorno al ventesimo. Il Milan però reagiva subito e al ventitreesimo colpo di testa, primo gol di Oliviero Lo Sparviero, che saliva nel cielo piovoso di San Siro e segnava il gol del 2-1, che diventava 3-1 dopo un'altra azione fantastica di Diaz, che permetteva, dopo il passaggio a Giroud, a Leao messo a terra in area, ed era il 3-1. Era un Milan che si divertiva e ci divertiva con Diaz, che ha effettuato la giocata più bella di tutta la stagione, un colpo di tacco volante che ha superato con i suoi piedi morbidi e profumati, con i suoi piedi delicati come il guanto di visone di Molly Peters, e poi il passaggio, ed è proprio Diaz che segna il gol del 4-1 grazie a un'azione Leao questa sera spettacolare. Tonali, che voleva vincere il premio Bontavi notte di Natale appoggiando solo davanti al portiere, e viene avanti ancora il Milan con Giroud che segnava il gol del 5-1 dopo una lotta. Vediamo ora De Ketelaere, che è entrato, dovrebbe darla, appoggia dietro, una lotta asperrima con Nuitink, riusciva a tenere nonostante Nuitink gli si fosse appeso al corpo, e che in una girata, una torsione scopadea, riusciva a realizzare il gol del 5-1. Era dal 2020, 5-1 al Bologna, che il Milan non segnava 5 gol a San Siro. Ma la partita non è finita, c'è stata anche nel primo tempo un paio ancora di occasioni per Giroud, e poi ancora Giroud, è stato spettacolare. Questa sera Leao, Diaz e Giroud ci hanno ripagato di tanti problemi là davanti in attacco. Ora a battere questo calcio di punizione va Salamandra, che ha preso il posto di Messias. Pallone dentro, vediamo chi va, colpo di testa, cerca di andare De Ketelaere, ma non riesce a schiacciare, prende gli applausi, perché il pubblico non ha mai mollato il menestrello innamorato. E attenzione, sì, il tiro alto. È stato un Milan divertente, non è stato puntuale nell'occasione del gol della Sampdoria dell'1-1, che ci aveva un po' gelato, perché pensavamo di passare una serata, tutta la giornata, diciamo così, nella nostra Salus per Aquam. E ci voleva questo 5-1 importante, signori, perché la Roma, che è una delle nostre, dei nostri competitor per arrivare in Champions League, abbiamo la differenza reti più 2, che è diventato più 6 dopo questa partita, ed è importante, non bisogna tralasciare niente, bisogna essere concentrati su tutto. E l'arbitro al minuto 90 manda lui degli spogliatoi, un grande applauso, il pubblico
Il pubblico applaude l'arbitro, non ha voluto andare oltre, giustamente, e dunque il Milan batte 5-1. Come bello fare i gol da Trieste in giù, come bello quando assegna Olivier Giroud, come bello fare i gol da Trieste in giù, quando importante che assegnare sia Olivier Giroud. Ciao. E adesso c'è la partita contro la Juventus, ci voleva questa diciamo, ripeto, questa seduta ayurvedica, e siamo contenti finalmente di aver passato una serata divertente con tutto lo stress degli ultimi mesi, con la brutta partita di Spezia. Siamo contenti, grande prestazione di Diaz, questa sera ha deliziato il pubblico. Quando Diaz non ha la marcatura asfissiante, è un giocatore straordinario. E dunque Milan va a 64, va avanti, e sono contento perché ha segnato Giroud una tripletta, gli daranno il pallone e lo farà firmare da tutti i suoi compagni, e siamo contenti anche per Oliviero. Aveva segnato un gol nelle ultime 15 partite, ma era là che doveva lavorare da solo. E dunque il Milan vince 5-1, siamo molto contenti, è stata una serata molto bella, quando poi a segnare Olivier Giroud, che segna i gol da Trieste in giù. Forza Milan, forza lotta, vincerai. E questi 70.000 erano presenti, non si lasciano abbattere o non hanno morale basso. Il Milan è uscito dalla Champions League, ma il Milan è il Milan sempre.